ci accingiamo a chiamare immediatamente Claudia Sterzi, la chiamiamo immediatamente, e la puntata di oggi è davvero molto importante, diciamo, perché è una puntata che riguarda... Ecco, Claudia, ci senti? Ecco, Claudia c'è. Riguarda il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Ancona, Vincenzo Macri, che ha rotto il tabù sull'antiproibizionismo. Ciao Claudia! Ciao Ciao Roberto. Claudia, ecco, chiamiamo anche Marco Marchese, che si aggiunge alla conferenza. Eccoci qui. Dovrebbe rispondere presto. Come va Claudia? Insomma, Insomma, di nuovo un saluto. c'ho un po' di mal di testa, però va bene, ce la faccio. Perfetto, ciao, ciao Marco, ecco siamo in diretta, ricorda Claudia, perfetto. Cara Claudia, ciao, mi dispiace per Ciao la tua, Marco. per il tuo mal di testa. Un pochino, però va bene, niente di grave. Allora, favoriamo l'ingresso di Claudia Succede. e di Marco, io lascio la conduzione di una speciale euforia a Claudia Sterzi e ospite questa Non ti settimana. addormentare, Roberto. No, non ti preoccupare, ospite No, mi Marco. preoccupo invece. No, qualcuno ha malignato prima, però era il ventilatore di Gianni. Sì, è il ventilatore Sì, di Gianni. certo, ventilatore di Gianni. Va Alla bene. faccia del satyagraha e della verità, sì, va Scusate bene. una cosa, ma... Scusate una cosa, ma c'è lo spazio con Marco Belelli alla fine perché mi sono perso una puntata io, evidentemente. No, No, non quindi c'è più. è rimandato alla prossima settimana, evidentemente. Va bene, allora lasciamo a te la conduzione, Claudia. Buona una leggera euforia, buona leggera euforia a tutti. Eccoci Grazie, Roberto. Allora, qua, Claudia. sì, siamo qua, infatti. Allora, l'altra volta abbiamo fatto una puntata praticamente domenica scorsa, tutta in diretta con le interviste, non in diretta, ma insomma con le interviste fatte il giorno precedente da Canapuglia, ed è stata una grande puntata perché comunque il video ha raggiunto le 1.000 visualizzazioni e passa, e quindi è stato un bel successo nei nostri piccoli numeri. Comunque questo è veramente un successo. Questa volta invece cambiamo completamente argomento, perché non parliamo di canapa, non parliamo di, diciamo, droghe leggere tra virgolette, ma parliamo un po' di tutte le droghe, e in occasione delle dichiarazioni che Vincenzo Macri, già aggiunto procuratore antimafia e oggi procuratore generale della Corte di Appello d'Ancona, ha rilasciato, parlando appunto dell'importanza di rompere il tabù e valutare la liberalizzazione di tutte le droghe. Una presa di posizione, diciamo, piuttosto singolare per il personaggio, perché non capita spesso in Italia, insomma, che personaggi di questo rango e di questo tipo di categoria comunque si pronunci così chiaramente a favore di esperimenti di legalizzazione. Naturalmente questo poi ha suscitato le reazioni di Giovanardi, poi ci sono state altre reazioni di Gasparri, poi Macri ha risposto nuovamente, e poi stamani c'era quella notizia che ti ho inviato, Marco, che comunque secondo Sì, me ho un po' sta in letto. relazione a tutto questo, è un po' una reazione in qualche modo alle dichiarazioni di Macri. Non credo che sarebbe uscita così se non ci fossero state precedentemente le dichiarazioni di Macri. E con Marco, perché Marco naturalmente, sì, prima cosa perché si occupa molto delle, diciamo, delle mafie, invece che delle mafie, va bene? Sì, della E mafia va benissimo. l'argomento, diciamo, che Macri prende più che altro sulla legalizzazione è proprio il fatto di riuscire a stroncare i grossi guadagni che le criminalità organizzate fanno attraverso il narcotraffico. Un po' perché dalla Calabria comunque sicuramente te hai qualche punto in più per metterci anche a fuoco la figura di questo Macri, è un po' quello che secondo te è la dinamica di queste dichiarazioni e poi delle risposte. E a te cosa te ne è sembrato? Ma guarda, Macri ha veramente rotto il tabù. Prevedibilmente questa finestra che si è aperta antiproibizionista è qualificata, anzi antiproibizionista ultra spinta, molto oltre quello che diciamo noi, perché le parole chiave qui, la parola chiave è liberalizzazione, e di Sì, questo ha infatti, è vero. parlato Macri. Invece noi generalmente l'antiproibizionismo radicale parla di legalizzazione, che è un concetto diverso. Vabbè, prescindendo Sì, queste cose forse, che poi... diciamo che forse neanche lui si è reso ben conto della differenza, perché poi la maggior parte Esatto. delle persone non è che sta così tanto a, diciamo, a Non rovellarsi sui termini. fanno... Esatto, per noi invece questo qui è sostanza, nel senso che c'è una differenza molto Certo. forte.
perché è chiaro che se parliamo di liberalizzazione, anche noi, liberalizzazione di tutte le droghe, quelle leggere, quelle pesanti, allora qui anche noi abbiamo da osservare che alcuni problemi possono sicuramente sorgere, soprattutto nello stato attuale dove l'informazione praticamente e poi, diciamo, è a zero sulla conoscenza, ecco, cioè come si fa? Certo, poi un argomento che noi radicali diciamo sempre, diciamo contro la parola liberalizzazione, è che poi alla fine libera la droga lo è già adesso, nel senso che esatto, poi chiunque sa dove andare, sa in quali zone della città scendere e acquistare più o meno quello che vuole, anche se poi non è controllata e non sa realmente cosa ha comprato, però diciamo che libera è ora, dimmi. Hai detto veramente una parola chiave, perché prima di entrare nel cuore del ragionamento e quindi andare a studiare un po' quelle sono state le parole di Macri, che poi possono essere recuperate da internet molto facilmente, no? Basta andare certo sul canale YouTube di David, com'è che si chiama? Scusa, Klaus Davi. Sì, lui che ha durante la trasmissione. Esatto, sul suo canale YouTube Klaus Condicio ci sono 3 video, è più o meno un'ora, dove fa questa intervista proprio nell'ufficio di Macri, molto interessante, e devo dire, almeno dai giornali che ho letto io, riportate molto bene. Anzi, io mi sono rifatto al giornale dove forse ha trattato di più questa cosa qui, che Calabria Ora, è un giornale a tiratura regionale. Però sul fatto delle droghe libere, sull'Espresso, di un paio di settimane fa, esce fuori questo articoletto piccolino molto interessante. Allora, giovani italiani da record per le droghe, ma qual è il record? Nei volumi? No, nel tempo che ci si impiega a procurarsele. Senti questo, che sicuramente lo troverai interessante. In Italia trovare cannabis, eroina, cocaina, ecstasy in 24 ore è proprio un gioco da ragazzi. E in questo gioco i giovani italiani sono tra quelli più abili, o tra, ma qui non, ci sono un paio di parole siccome ho un ritaglio strappato che non riesco a leggere, oppure tra quelli più esposti, mi pare di capire, dell'Unione Europea. Da podio in tutte le specialità da stupefacenti. A dirlo sono proprio gli europei tra i 15 e i 24 anni. Sono dati da Gallup sulle loro relazioni con le droghe. Secondo l'Eurobarometro, poi qui c'è una parola inglese, non la cito per non storpiarla, bastano infatti 24 ore, pensa un po' Claudia, 24 ore, questo lo dobbiamo, adesso ti dico la percentuale, no? Cioè bastano 24 ore a questa percentuale di ragazzi fra i 15 e i 24 anni per procurarsi a scelta cannabis, cocaina, eroina, ecstasy. Questo articoletto dobbiamo fare un quadretto e glielo dobbiamo mandare a Giovanardi, lui e i suoi, diciamo, studi, risultati. Allora, bastano infatti 24 ore al 73% dei giovani italiani per raccogliere sì quanto necessario per farsi uno spinello. Nello okay stesso lasso di tempo il 36% si procura una pista di coca, il 34% okay una pasticca di ecstasy, il 23% una dose di eroina. E sono altre 3 righe, le vorrei finire di leggere tutto. Per senso, ecco qua, la droga la passano gli amici, il 54% dei casi, oppure si compra nelle feste o nei club, 34%, o si va nel coffee shop o smart shop, 33%, adesso però si parla di Europa, perché chiaramente coffee shop e smart shop in Italia non esistono, mentre cresce il peso di internet, che già si accaparra il 7% del mercato. Dall'ultimo Eurobarometro sul tema del 2008 cresce il numero dei giovani che pensano che sia cosa buona e giusta regolamentare o legalizzare il cannabis. Hanno scritto proprio il cannabis, vabbè. Sono il 39% in tutta l'Unione Europea e in questo l'Italia è nella media. Ecco, guarda, peccato che lo spazio è soltanto proprio questa proprio base paginina, però su un giornale molto diffuso, molto qualificato, anche che è l'Espresso. Io penso che questo lo potremmo veramente incorniciare e mandare a Giovanardi, che con i suoi dati tutti particolari dice che un quarto delle persone dall'anno scorso a quest'anno ormai ha rinunciato, non si droga più, grazie a queste politiche proibizioniste che vanno a colpire il narcotraffico dall'altro, che riescono a fare campagne che hanno educato decine, se non migliaia di consumatori di droghe, poi dopo
a Chiappi l'Espresso e leggi che in 24 ore il 73% dei giovani fra i 15 e i 24 anni in 24 ore non oltre riescono a procurarsi cannabis, quindi più liberalizzato di così non esiste in effetti. Tu cosa no pensi? Infatti è che purtroppo è liberalizzato, cioè è totalmente, questo è veramente il liberismo selvaggio, questo davvero lo è, nel senso che è liberato al punto che non ha etichetta, non ha composizione, non ha nessun tipo di controllo su quello che compio, su quello che è contenuto nelle bustine che ti vengono vendute, per cui diciamo che è una forma di libertà veramente eccessiva. Io su questo avrei da dire, non tanto sul fatto anche che potesse essere in qualche maniera liberato più che liberalizzato sia l'uso che la vendita, però naturalmente come tutti i prodotti a questa libertà di vendere e di consumare, ma anche a qualunque ora, va affiancato anche da libertà del consumatore di sapere esattamente che cosa compra e che cosa è contenuto quando uno spende dei soldi, insomma, a piacere di essere tutelato perlomeno un minimo. Io non so, penso non si può nemmeno comprare le uova dai contadini, a parte non ci sono più, però già qualche anno fa che ancora c'erano i contadini non si poteva portare via da lì le uova, perché se te le trovavano, dice no, ci voleva il marchio della USL, allora era la USL, ci voleva la bolla d'accompagnamento, ci voleva la fattura, e tu non l'hai fatta e quindi non potevi comprarle. C'è un'illegalità sia da parte del contadino che da parte tua, che magari ha comprato tre uova e te le porti a casa, che è una cosa veramente magari eccessiva quella, però c'è un fondamento di giusto, perché dimmi. Voglio darti anche un altro elemento, oggi siamo ricchi di elementi, no, però scusami, ti ho interrotto bruscamente se stavi completando. Non importa, dai. Ah ok, guarda, ti voglio dare un altro elemento, perché proprio oggi sul mitico Calabria Ora, che devo dire è veramente una fonte di informazione anche per quanto riguarda l'antiproibizionismo, traggo molto, no? Oggi sulle pagine dell'edizione di Catanzaro, proprio nell'edizione odierna, ci fu un titolo che dice, se mi vedete con la testa girata è perché leggo sull'altro monitor, allora, cannabis, sequestri per 18 milioni, quindi parliamo della Calabria, quindi parliamo del 5% dell'Italia. Poi non si sa come fanno a calcolare i 18 milioni di euro, perché lì pesano anche la pelle delle radici, Lo dicono. Lo dicono, poi anzi qui possiamo, diciamo, trarre un po' dalla tua diciamo esperienza, conoscenza, se questi calcoli sono giusti. Quest'anno in Calabria 168 i siti di piantagioni. Sì, ho letto la notizia. Esatto. E poi dicono anche dei numeri, cioè questo valore di 18 milioni di euro, che sarebbe poi il volume d'affari che hanno calcolato loro. Lo hanno estrapolato tenendo conto delle piante che sono riuscite a sequestrare, che sono circa 40.000. Quindi io ho fatto un calcolo rapido, ogni pianta dovrebbe fruttare, secondo questo calcolo che hanno fatto, 454 euro. Adesso io non so se sul mercato nero una pianta di cannabis può, diciamo... Hanno pesato, come ti dico io... Hanno pesato anche le radici e la terra, come spesso accade, come è successo anche nel caso di Nicosia. Anche a lui hanno pesato anche non solo le radici, ma proprio la terra, tutto il pane della pianta, quando uno la estrae dalla terra, no? Per cui viene fuori un peso enorme, perché in realtà una pianta, specialmente in terreno aperto, è cresciuta col sole e non con le lampade, e col terreno aperto può arrivare a produrre un etto, due etti di cime, io parlo di cime perché poi sono quelle che possono essere vendute a livello di uso ludico, tutto il resto della pianta può essere usato per una serie di usi infiniti, però poi la parte che eventualmente può essere venduta come spaccio, tra virgolette, sono le cime, e le cime quando va bene, poi chiaramente ci sono delle piante eccezionali che magari ti fanno i 4 etti, però ci sono anche quelle più piccole che te ne fanno mezzo, 30 grammi, certo, perché non sono cresciute, sono, come dice la Bibbia, un seme caduto in mezzo alle rocce, oppure un altro ha avuto meno acqua. Per cui ogni pianta poi è diversa, ed è ben difficile che una pianta ti possa rendere 455 euro. Insomma, non... E in media cosa può rendere dalla tua esperienza? Perché poi su questo dato di 18 milioni vorrei chiusare anche io una cosa. Ma poi bisogna vedere il prezzo, bisogna vedere se la vendi tutta insieme, perché sai, il mercato delle sostanze illegali è molto particolare, perché naturalmente c'è una componente grossa di rischio, questa è la componente del rischio, è quella che poi fa crescere il prezzo, ma anche regola un po' tutto quelli che sono i vari passaggi, per cui se una persona, per esempio, tu hai delle piante e vuoi vendere le cime che ne hai ricavato,
se una persona viene a prenderti la fine a casa, chiaramente ti leva una grossa parte di rischio e puoi fargli dei grossi sconti. Se sei te che ti devi mettere in viaggio, in macchina, o col tuo zaino o con la tua valigia e portarla a giro per le stazioni d'Italia, chiaramente lì il rischio aumenta tantissimo, per cui può aumentare il prezzo. Cioè è comunque una stima assolutamente, direi, più che altro fantasiosa, ecco, non si riesce a capire da quale tipo di calcolo. Sì, dicono il numero delle piante, però in realtà poi non ci dicono esattamente, io non ho idea, perché poi ti dirò, è difficile anche stabilire quanto veramente una pianta può essere venduta, dipende quanta ne comprano, perché le persone, se ti comprano 2 grammi e gli viene fatto un prezzo, sempre per il discorso del rischio, certo. Le persone tendono a comprare poco per non tenersene in casa, d'altra parte a te che invece magari la vendi, ti comporta molto più il rischio venderla 2 grammi per volta, perché chiaramente vengono più persone a contatto con te, per cui è più facile che ci possa essere quello che ti denuncia o che poi racconta che tu gliel'hai venduta, e naturalmente poi ti tieni in casa più a lungo, un quantitativo maggiore, e per cui il rischio aumenta, e chiaramente aumentando il rischio a quel punto i prezzi schizzano veramente in alto, certo. Si può arrivare a pagare anche 25 euro un grammo a quei livelli lì. Certo. Se uno va a comprare le bustine per strada, perché d'altra parte, sto nel discorso di prima, io sono a Roma da 2 anni, però tutti qua a Roma i ragazzi, quando vogliono andare a comprarsi la bustina di erba o anche di altre cose per strada, vanno al Pigneto, mi risulta, poi magari ci saranno anche altre zone, sicuramente in Campo dei Fiori c'è un piccolo spaccio, però la zona, diciamo, prediletta dai ragazzi, almeno a quanto so io, è questo Pigneto. A Firenze ci sono altre zone, cioè ogni città, poi basta starci 3 giorni per sapere esattamente, loro dicono 24 ore per distanziali, sì, ma anche se tu arrivi in una città nuova completamente, sei un ragazzo e la sera vai nei luoghi frequentati dai ragazzi e chiedi in giro, nel giro di 48 ore al massimo, nel giro di 48 ore al massimo, anche se sei un estraneo, dico, alla fine lo trovi, perché sono notizie scambiate normalmente, il mondo giovanile comunque è in altissima percentuale di consumatori, ma anche quelli che non sono consumatori si guardano bene in generale, a parte una piccola percentuale, a sdegnare, a non rispondere oppure a criticare chi chiede informazioni su questo tipo di consumi. È una cosa socialmente più che accettata, perché questa è la verità poi alla fine. Io guarda, volevo parlare un po' e approfondire questo discorso dei calcoli di 18 milioni di euro, perché questo si aggancia anche al ragionamento che faceva Macri con a Klaus Condicio, a questa trasmissione Klaus Condicio. Allora, un anno di attività, in realtà 10 mesi di attività hanno portato al sequestro di 40.000 piante, quelle che sono in Calabria su 162 siti, loro hanno calcolato un valore di 18 milioni, adesso facciamo un po' un'ipotesi fantasiosa, no? Quindi diamo per buono questo dato, che con quel numero di piante si realizzi questo fatturato, che poi non è un fatturato che finisce tutto nelle mani dirette della criminalità organizzata, perché spesso lo spacciatore, voglio dire, trattiene una parte, voglio dire, di questo guadagno, spesso per finanziare la propria, diciamo, il proprio uso che si fa. Ma poi non è detto che tutti, non è detto affatto che tutte quelle coltivazioni fossero tutte quante della criminalità organizzata, magari qualcuna, certo, era piccole piantagioni domestiche di ragazzi, adulti, persone che semplicemente se ne hanno fatti 10 piante, 30 piante. Eh sì, ma infatti tutti i giorni, se tu apri il giornale, c'è, diciamo, l'arresto che viene evidenziato, la mega operazione, poi vai a vedere, hanno sequestrato 5 piante, insomma, di chi se le ha coltivate nel giardino piuttosto che in qualche anfratto un po' nascosto vicino casa. In ogni caso, diamo per buono questo dato per un attimo e supponiamo che tutte le località d'Italia, per cui dal Trentino fino alla Sicilia, sia, diciamo, un territorio adatto allo stesso modo come la Calabria per piantare la cannabis, dove cresce rigogliosa e cresce bene per via del clima. Però se facciamo un po' un calcolo, se la Calabria è il 5% del paese in termini, un po' in termini di territorio e anche di popolazione, allora diciamo che il danno economico, ammesso che in tutte le regioni si facciano queste clamorose operazioni rispetto anche agli anni scorsi dove i sequestri erano molto inferiori, diciamo che noi riusciremmo a procurare un danno alle mafie per 360, per abbondare,
500 milioni di euro, mezzo miliardo, beh, questo qui va sempre raffrontato, perché siccome partono in tromba con i titoloni dei giornali e spacciano, vedo un po' le parole, spacciano questi dati come fantastici successi nella lotta alla criminalità organizzata, poi alla fine se tu vai a vedere il dato, perché i numeri non mentono mai, per quanto possono essere cinici, i numeri non mentono mai, e che cosa ti dicono? Ti dicono che non è vero assolutamente nulla. Perché? Ci riagganciamo al discorso di Macri. Sono dati che tira fuori, che non tira fuori Macri, non tiro fuori io, nemmeno te, ma ci sono, allora, istituti come l'Eurispes, il Censis, la Corte dei Conti, la Guardia di Finanza, cioè, voglio dire, gente che comunque in questi studi ci ha messo un po' di sale e un minimo di valutazione. Il fatturato delle mafie in Italia ogni anno è 180 miliardi di euro, al netto di ciò che guadagna con i giochi leciti e illeciti, che quindi a questi 180 miliardi dobbiamo sommare altri 50 miliardi, ma non è questo che ci interessa. Di questi 180 miliardi di fatturato, circa il 60%, questa l'ultima valutazione, l'ultima stima che ha fatto l'istituto Eurispes, derivano dal traffico di sostanze stupefacenti. Tutte, chiaramente, no? L'eroina, la cocaina, le droghe sintetiche, e chiaramente la cannabis, che è una componente importante. Ma possiamo credere che, pur facendo un danno in termini di sequestro di sostanza pari a mezzo miliardo di euro, facciamo realmente un danno alle mafie quando fatturano 100 miliardi di euro all'anno? Cioè, un po' come dire, no? Io faccio sempre questo esempio, no? Supponiamo che io sia proprietario di una ditta di trasporto, per cui ho 10 camion nel piazzale, sapendo che facendo accelerare un po' di più i miei autisti, magari dandogli pure qualcosina, tranquillizzandoli e dicendogli se arriva la multa pago io faccio un bel affare. Cioè, se il danno che io mi procuro in termini di multe è lo 0,5 o anche il 5% del mio fatturato, che problema c'è se poi dopo io faccio affari multimiliardari? E questo si aggancia al ragionamento di Macri, che nella trasmissione Klaus Condicio rompe questo tabù proibizionista e dice: vedete, la situazione in Italia è gravissima, inutile che noi rincorriamo nel gioco di guardie e ladri come hanno fatto in Calabria per andare a tirare nelle campagne, negli anfratti, nei boschi, queste piante di cannabis, e hanno utilizzato poi lo squadrone cacciatori che invece di andare a caccia di pericolosissimi latitanti va, diciamo, a caccia di piantine di cannabis, gli elicotteri che girano e che tu li vedi comunque girare nei posti più improbabili, e ti chiedi: ma che cosa ci fa l'elicottero là? E quello fa le osservazioni con apparecchiature speciali per andare a vedere, cioè, figurati, spiegavano qui in quest'articolo che ci sono gli elicotteri attrezzati che analizzano il colore della boscaglia, e allora se salta fuori il colore brillante della cannabis, allora poi mandano lo squadrone cacciatori dei carabinieri che si fanno delle camminate in mani si largo nei boschi per andare a trovare le piantagioni di cannabis, che comunque le colture a livello industriale, a livello massivo, nella situazione attuale è anche giusto che si vadano a colpire, perché comunque vanno sempre ad alimentare il narcotraffico. Quello che dice Macri, e si spinge molto oltre, sbagliando fra l'altro rispetto alla nostra posizione, no? Lui dice: no, liberalizziamo, perché in questo modo ognuno poi ha la libertà di procurarsi la droga in altro modo, piuttosto che piantarsi la propria cannabis sul balcone o nel giardino di casa. In questo modo scardiniamo questo problema che è economico, che poi dopo alimenta un circolo vizioso enorme e immane, e quindi diamo un colpo, diciamo, molto forte a quella che è la criminalità organizzata. Chiaramente tutti sono andati addosso a Macri. Io qui, prima di darti la parola, perché poi tu ci dirai adesso delle dichiarazioni di Giovanardi, delle dichiarazioni di Arlacchi, che sono quelli che sono sempre pronti. Oh, guarda, questi qua
Io non so se rischiamo la querela, ma lo dico, cioè, lo dico all'inizio, ce lo dico per battuta, questo è uno scherzo, va bene? È uno scherzo. Sembra quasi che questi qui, l'Arlac di turno, il Giovanardi di turno, sembra che siano proprio al libro paga della criminalità organizzata. Perché come uno dice la parola antiproibizionismo, come esce Claudia Sterzi con un qualche cosa di scritto che poi viene ripreso da Vasco Rossi e ci si scatena, viene giù il cielo, voglio dire, tutti i giorni. Questi sono pronti con la penna in mano e monitorano quello che fanno i pochi antiproibizionisti attivisti in Italia per sparare i comunicati stampa, smentire, smentire, smentire anche quando le cose nemmeno reggono. E quindi Macri è stato fortemente attaccato da queste persone, poi però mi ha deluso Claudia, mi ha deluso perché in una delle risposte di Arlacchi su Calabria Ora, perché per diversi giorni si sono rimpallati, adesso il ragionamento è finito praticamente sotto 3 metri di terra e non se ne discute più, Arlacchi critica facendo una battuta, dice ah vabbè io però non me l'aspettavo la piazzata alla pannella da parte di Macri. Quello che mi è dispiaciuto è che Macri gli risponde e dice no, ma guarda che la mia non è una piazzata alla pannella, non c'entra proprio niente. E quindi tutte e due poi alla fine escono fuori con la famosa piazzata alla pannella, soprattutto Macri, senza accorgersene che non solo Macri è appiattito rispetto alle posizioni di pannella antiproibizioniste di alcuni decenni, ma poi si smarca come a dire no, io non voglio avere niente a che fare con pannella, quando invece noi il ragionamento lo conosciamo e lo facciamo tanto quanto e meglio pure di Macri. Detto questo, che è una critica che io mi sento di fare nei confronti di Macri, giusto perché voglio dire questa cosa di stile, chiamiamola, con pannella, poi il resto bisogna dare atto che Macri ha avuto un bel coraggio a spezzarlo questo tabù, perché poi dopo gli è piovuto addosso veramente il cielo. Ce ne vuoi parlare tu, Claudia? Non ti sento più. Claudia, mi senti? Ah, ok, ora ti sento, perfetto. Non ho sentito l'ultima frase. Mi è mancata l'ultima frase, Marco. Sì, no, semplicissimo. Dicevo che dopo tutto quanto quello che è accaduto da parte e le dichiarazioni di Macri, su Macri gli è venuto addosso il cielo con tutte le critiche di Giovanardi, di Arlac e di altri. Ce ne vuoi parlare tu di questo? Ah, sì, certo. Io prima cosa volevo, a proposito del tuo discorso su non sai in Italia, per esempio, te pensa che nella sola Emilia Romagna 45.000 ettari di terreni erano coltivati a canapa, cioè il primo dopoguerra e il secondo dopoguerra. Nel 1876 il Canapificio Nazionale era una società già quotata in borsa, una delle più antiche e longeve, tanto per dire un po' di che cosa stiamo parlando fra l'altro, nel caso specifico della canapa, di una cultura e cultura che in Italia è proprio tradizionale ed è legata proprio alle tradizioni italiane. Allora, Giovanardi, sì, certo, ne parlo volentieri delle reazioni di Giovanardi. Giovanardi dice noi siamo terrorizzati dalle dichiarazioni di Macri sulla droga. Se il dottor Macri non ha paura di esprimere i suoi pensieri su droga e criminalità organizzata, noi siamo invece terrorizzati che magistrati in servizio pensino di combattere la 'ndrangheta favorendo la libera diffusione di quel killer micidiale che è la droga per chi la consuma e per chi ne subisce gli effetti. Basta pensare agli incidenti stradali. E qui si vede proprio già Giovanardi mettere le mani avanti, perché sa già che una delle obiezioni che vengono fatte a tutti i discorsi che lui fa quando parla di killer micidiale rispetto alla canapa è che la canapa non è un killer micidiale. Però allora lui dice sì, non è mai morto nessuno, però sono morte tante persone per colpa di automobilisti sotto l'effetto di cannabis. E qui Giovanardi dice un'altra falsità, perché quello che noi sappiamo semplicemente, la realtà dei fatti e dei dati che lui ci dà e che lui ha, è che una certa percentuale di persone che hanno preso parte in qualche modo a degli incidenti che poi hanno avuto conseguenze mortali avevano fatto nel passato, nelle settimane passate, nei giorni passati, uso di cannabis, e molto probabilmente è una percentuale molto simile a quella che si otterrebbe con un campione qualsiasi della popolazione. Cioè alla fine quello che si dimostra è che un certo numero di persone hanno fatto uso di cannabis nelle ultime 3-4 settimane, punto. Perché non c'è assolutamente maniera a oggi di dimostrare seriamente che la persona che ha avuto l'incidente ha avuto quell'incidente sotto l'effetto.
mentre questo è possibile per l'alcol, perché l'alcol rimane come traccia molto, molto a breve, per cui puoi valutare esattamente quanto alcol in quel momento sta facendo l'effetto sul corpo della persona. Nel caso della cannabis questo no, perché l'effetto lo fa quando la fumi lì per lì e nell'ora, due ore, tre ore successive, mentre le tracce poi al test le ritrovi anche tre settimane dopo. Per cui si vedono veramente delle cose a volte poi, delle notizie veramente ridicole. Ce n'era una oggi in cui si diceva che un ragazzo in bicicletta, sotto l'effetto di cannabinoidi, pedalando a folle velocità sotto i portici, aveva urtato una signora anziana, peraltro non l'aveva fatta nemmeno cadere in terra, gli aveva procurato un livido, e questo episodio poi alla fine dispiace per la signora anziana, però può essere anche buffo, perché un 17enne in bicicletta che pedala come velocemente e senza volere colpisce leggermente un'anziana fa anche ridere, è un fatto talmente anche normale per tanti aspetti, no? Si sa che può succedere, sono ragazzate, si chiamano apposta ragazzate, e diventa subito un motivo se si fa il test dei cannabinoidi e si scopre che, guarda caso, il ragazzo di 17 anni nelle tre settimane precedenti, come la maggior parte dei ragazzi della sua età, aveva fatto uso di cannabis, e questo serve a fare poi la notizia sul giornale, appunto, sotto l'effetto di cannabinoidi ferisce un'anziana, perché questo è quello che poi si legge nei titoli, no? Poi se vai a vedere dici, ma è un po' ridicola sta cosa, perché a folle velocità in bicicletta, comunque questo... Poi ci si perde dietro a Giovanardi, perché veramente... Poi continua, quanto Giovanardi... la pedalata possa essere folle, io sulla velocità ho qualche problema. Hai capito, cioè sotto i portici, in bicicletta, a folle velocità, sotto l'influsso della droga, no? Allora, così poi il segretario, alla sottosegretaria della presidenza, Carlo Giovanardi, aggiunge... Ritenere poi che l'andrangheta possa sparire e non riciclarsi in traffici altrettanto sordidi, sacrificando la droga a milioni di persone, è una follia che nessuno Stato al mondo ha mai lontanamente preso in considerazione. Perché qua lui dà per scontato, spesso sotto i discorsi di Giovanardi c'è sempre questo questa sua logica, che non è assolutamente logica ma è illogica, che però sta sotto e che lui mette come una cosa data per verificata, cioè che la legalizzazione o la liberalizzazione, perché io penso che qui quando parlava di liberalizzazione voleva dire in realtà legalizzazione, e tanto è dimostrato dal fatto che reagisce anche male quando gli si dice secondo Pannella, cioè lui vuole proprio apparire un legalizzatore al mille per mille, no? Non sapendo che se fosse come Pannella magari avrebbe anche detto legalizzazione invece che soltanto descriverla, però comunque si vede proprio il desiderio di essere più possibile una persona comunque che lo dice da un punto di vista assolutamente serio e scientifico. Il fatto di legalizzare o in qualche maniera regolamentare il consumo non aumenta il consumo, mentre Giovanardi continua a sostenere sotto sotto, no? Perché dice sacrificando la droga a milioni di persone, quindi vuol dire che la libera diffusione, come lui dice sopra, la libera diffusione delle droghe sacrificherebbe la droga a milioni di persone, e non è vero affatto, perché in tutti quei posti dove sono state fatte sperimentazioni di regolamentazione il consumo della droga è leggermente calato, non in maniera proprio drastica, però quello che è calato invece in maniera drastica è il consumo problematico e la dipendenza, e questo comunque è quello che ci dovrebbe interessare, non tanto di stroncare l'uso, di microcriminalità. Esatto, sì, infatti il consumo problematico vuol dire questo, vuol dire una serie, certo, di modelli di riferimento, vuol dire il ragazzo che fa uso di più droghe insieme mescolandole, vuol dire il ragazzo che appunto commette piccoli furti per mantenersi, e per cui c'entra anche la microcriminalità, diciamo che è proprio, sono dei modelli di consumo definito problematico, appunto la ragazzina che si va a prostituire per comprarsi una dose, oppure è portata in qualche modo verso tipi di corruzione dovuti anche al fatto che frequenta per motivi di droga certi ambienti, insomma c'è tutta una serie di cose che vanno insieme poi, ed è il consumo problematico. Chi abusa naturalmente, anche se non è un dipendente vero e proprio, però il sabato sera abusa di una o più sostanze, sono consumi problematici, e le dipendenze sono aumentate, le dipendenze diminuiscono quando viene regolamentata in qualche modo la sostanza in un paese. E quindi lui dice sacrificando la droga, in realtà chi sacrifica la droga a milioni di persone sono loro, e questo gli va dibattuto continuamente, perché la verità è che sono loro che stanno sacrificando alla droga milioni e milioni e milioni di ragazzi e di persone
che ormai dagli anni 60 a oggi sono miliardi, altro che milioni, che veramente sono stati sacrificati per gli interessi. Poi sì, c'è tutto un indotto, è chiaro, ora io non so se Giovanardi riceve direttamente la percentuale dalla mafia, questo non, forse molto probabilmente no, però c'è anche un indotto, ci sono le comunità terapeutiche, come giustamente dicevano in chat, il fratello gemello di Giovanardi gestisce... Scusa Claudia, guarda, anch'io sono convinto, questo è un aspetto delicato, anch'io sono molto convinto che Giovanardi non riceve chiaramente la percentuale o le royalty da parte della criminalità organizzata, però la criminalità organizzata vota. E allora, anche se non c'è un collegamento, anche se non c'è un collegamento diretto, ma diciamo sì, conoscendo queste politiche, se mi metto nei panni di un boss mafioso, la prima cosa che farei è sostenere queste posizioni, per cui il primo che manderei in Parlamento non fosse altro proprio che per le politiche proibizioniste è Giovanardi, e quindi mobiliterei il mio popolo per fare in modo che lui ci stia lì, lui, Arlacchi, Gasparri e tutta un'altra serie che sarebbe lungo fare l'elenco. Sì, infatti io per indotto mi riferivo non soltanto a tutto quello che è il business delle comunità terapeutiche, ma per esempio il business delle teste antidroga. E poi naturalmente arrivavo poi nell'indotto anche al discorso che si è visto benissimo che con le politiche proibizioniste, fra gli altri fallimenti che hanno prodotto, c'è proprio quello di aver generato corruzione politica, che questo poi alla fine i soldi del narcotraffico vanno a comprare voti, uomini politici, o direttamente o come dici te attraverso poi quello che è il consenso naturalmente in zone dove poi c'è una serie di illegalità anche a livello di elezioni e di regole democratiche, perché tanto poi per far funzionare questi meccanismi non c'è neanche bisogno della corruzione elettorale. Queste sono proprio scelte che vengono fatte da parte della criminalità organizzata, quello di sostenere determinati gruppi. L'abbiamo già visto e sta, diciamo, in processi, che non è per niente necessaria la corruzione elettorale diretta, il mettersi d'accordo, però andare a sostenere politicamente determinate politiche è una convenienza della mafia, che comunque con i sistemi elettorali attuali, che non arginano in nessun modo l'orientamento, quello che possono orientare con il peso delle decine di migliaia di voti che hanno a disposizione, che resta sempre una parte minoritaria, ma che però riesce a far confluire su determinate persone questi pacchetti di voti, e in modo spesso assolutamente inconsapevole poi si ritrovano a fare queste politiche e fanno indirettamente il loro gioco. Sì, poi Giovanardi accusa Macri di dare dei numeri a casaccio totalmente infondati, e anche qui veramente si vede poi proprio la protervia e l'uso di argomenti inesistenti, che dimostrano poi la debolezza profonda di Giovanardi sul tema, perché se no non userebbe queste parole così sparate senza nessuna ragione, perché invece Macri dice: non ho paura di diventare impopolare, mi baso sui fatti. L'ultimo rapporto annuale di Eurispes, esattamente quello che citavi te, ci dice che nel 2010 il giro di affari delle mafie italiane si aggira intorno ai 180 miliardi di euro, ed è bene anche ripeterle queste cifre, perché così restano anche in mente, perché sono così enormi, certo, che uno potrebbe anche poi dimenticarle perché sembra quasi impossibile. Di questo giro di affari complessivo il 60% è rappresentato dai proventi del traffico di droga, una percentuale molto alta, siamo intorno ai 100 miliardi, una cifra destinata a salire di anno in anno, perché infatti dal 2004 al 2010 è cresciuto quasi del doppio. Ora, come faccio Giovanardi a dire che questi sono numeri a casaccio? Non si sa, perché io rispetto alla fine sono numeri a casaccio, perlomeno come quelli che da lui, e molto probabilmente anche meglio di quelli che da lui, perché poi Giovanardi è maestro nel dare numeri a casaccio, per cui si potrebbe dire anche: guarda da che pulpito viene la predica. Io su questi numeri ti vorrei dare, per darti anche un aggancio in più, ti vorrei dare il conforto di una fonte autorevolissima. Questi sono numeri che sono certificati dalla Commissione parlamentare antimafia, che proprio in questi giorni, cioè in questa settimana, nella settimana che si apre domani, andrà ad approvare la relazione di mezzo termine
delle attività degli ultimi 2 anni della Commissione Antimafia che contengono proprio questi dati, anzi sono dei dati a ribasso perché le stime di Commissione Antimafia sono più alte, arriviamo non a 180 miliardi ma arriviamo a ben 200 miliardi e 20 miliardi, cioè, non sono i 20 miliardi di quando c'era la lira, 20 miliardi di euro sono 40 mila miliardi delle vecchie lire, c'è una cifra assolutamente spaventosa. Con questo noi ci confrontiamo, è la Commissione Antimafia che certifica questi dati su studi che ha commissionato istituti come il Censis, poi c'è Eurispes che è un istituto assolutamente autorevole e che nei propri rapporti ogni anno va ad aggiornare questi dati, e poi ripeto c'è la Guardia di Finanza, la Direzione Investigativa Antimafia, la Direzione Nazionale Antimafia e la Corte dei Conti. Cioè, caro Giovanardi, comprati una calcolatrice, vedi tu cosa devi fare, studia, leggi qualcosa in più, perché insomma non possono essere non può esserci spacciata questa vera e propria disinformazione su dei fenomeni sociali che noi dobbiamo capire e che ci stanno in Italia praticamente accappottando, per definirla con un termine molto spicciolo. Sì. Dunque, passiamo poi alle dichiarazioni di Maurizio Gasparri, che è presidente del gruppo PDL al Senato. Allora, dice Gasparri, da un procuratore antimafia ci saremmo aspettati ben altro rigore che non il sostegno a tesi antiproibizioniste, in netto contrasto con le politiche sociali adottate da molti paesi europei, e soprattutto contro ogni studio medico-scientifico sui devastanti effetti derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti, comprese le cosiddette droghe leggere. Mafia, 'ndrangheta e camorra, sostiene Gasparri, non si combattono con il lassismo ma con la fermezza. E qui veramente entriamo proprio nel tema anche di quelle che sono state le indicazioni della Global Commission, che io penso che Macri abbia letto, perché lui dice rompere il tabù, e rompere il tabù è proprio una delle frasi chiave che nel rapporto della Global Commission viene indicata come molto importante, proprio rompere il tabù, per cui il fatto che lui la usi mi fa pensare che comunque se la sia letta. E allora a Gasparri ci sarebbe da dire che sicuramente mafia, 'ndrangheta e camorra non si combattono, e qui siamo d'accordo tutti, penso, non con il lassismo ma con la fermezza. Appunto per questo allora noi bisognerebbe chiedersi come mai in Italia, ma anzi in tutto il mondo, perché poi è una cosa mondiale, però in Italia la maggior parte degli arrestati, la maggior parte dei perseguitati, dei perseguiti, dei condannati, delle persone che vengono continuamente fermate, perquisite, eccetera, eccetera, e sono tutti pesci piccoli, quelli che vengono chiamati pesci piccoli, molto molto raramente noi vediamo delle grosse operazioni, ci vengono spacciate per grosse operazioni delle cose ridicole, nelle quali sono riusciti a sequestrare 2 etti di cocaina, oppure 20 kg di marijuana, che è una grande operazione, quella è piccola, quelle sono cose minimali, perché il giro realmente giornaliero è una cosa da capogiro veramente come cifre. Per cui alla fine quelle che loro poi ci spacciano a volte le forze dell'ordine, e più che altro chi le divise, non le proprie forze dell'ordine, che c'entra un poco, quello che loro spacciano come grandi risultati e grandi operazioni in realtà sono sul medio livello, la maggior parte sono di piccolo livello, per cui le carceri, come tutti sappiamo, sono intasate anche e principalmente da piccoli spacciatori, consumatori e tossicodipendenti. Alcune operazioni sono di basso medio livello e sono quelle che ci vengono scritte sui giornali come se avessero preso chissà che cosa, e in realtà è proprio un decimo di quello che gira in quel giorno soltanto alla fine, sì. E mai di più, e però invece molto raramente si concentra le azioni di polizia su veramente quelle che sono le grosse organizzazioni, e naturalmente è molto difficile perché i soldi del narcotraffico vanno alla corruzione oltre che dei politici, delle forze dell'ordine, e ovviamente non conviene affatto andare a stuzzicare questo tipo di pesci grossi a nessuno, perché spesso poi si incorre, come vediamo nei film, ma è verità alla fine, si incorre nei rigori che vengono dai superiori stessi di chi si azzarda poi a tentare operazioni veramente significative. Infatti una delle raccomandazioni della Global Commission è proprio quella di concentrare le risorse e gli investimenti per azioni di forza di polizia su il livello alto della criminalità, e invece trattare il livello basso del piccolo spacciatore, del consumatore e del tossicodipendente, trattarlo unicamente a livello sanitario e sociale senza metterci di mezzo azioni di polizia. Cioè esattamente il contrario
di quello che è stato fatto fino ad oggi e che ancora oggi viene fatto. Perché poi se è, magari sulla cannabis capita delle volte che vengano presi dei campi enormi, perché quelli quando li hai visti non è che puoi far finta di non vederli, perché sono ettari e ettari, però specialmente sulle droghe più pesanti che sono polveri poi alla fine, e non è che si vedono a occhio nudo, bisogna andare dentro i laboratori, cercarle, perquisire e trovarle, e molto spesso poi questi laboratori non vengono scoperti, non vengono smantellati, viene preso il poveraccio al quale all'ultimo anello della catena sarà data una bustina in mano da vendere in piazza per pagarsi una dose o per riuscire a pagarsi da mangiare, perché poi di questo si tratta. E la maggior parte delle risorse e degli investimenti non vanno affatto contro la, come dice Gasparri, non è vero niente, che poi in realtà la fermezza la vorremmo davvero, ma la vorremmo contro gli altri livelli. Certo. E non certo, mentre dove invece c'è l'assismo da parte loro, perché c'è, se no non, certo, non continuerebbero a essere forti come sono se non ci fosse l'assismo da parte di chi dovrebbe combatterle, perché poi alla fine questo è. E poi qui Gasparri naturalmente riconfonde droghe pesanti e leggere e riconfonde il discorso degli studi medico-scientifici, che sono due, perché quelli che Giovanardi ha prodotto sono due, e uno in particolare è vergognoso, perché si è preso un campione di ragazzi, adolescenti, che fanno un uso problematico di droghe, quindi già non è che sono adolescenti qualsiasi, sono adolescenti già presi individuati dai 14 ai 18 anni all'interno di un gruppo che fa uso problematico di droghe. Ebbene, in questi adolescenti, in questo tipo di adolescenti, un abuso di cannabis scatena episodi psicotici, e per forza, cioè voglio dire, è troppo facile in questo modo, no? Non è uno studio che prende in analisi un campione della popolazione, diciamo, vasto e indeterminato, qui si va proprio, certo, a caccia su quella parte di popolazione che ti può dimostrare un risultato, cioè uno studio di quelli fatti per dimostrare una tesi, no? Si cerca una metodologia per riuscire a dimostrare una tesi, e naturalmente volendo ci si riesce, perché poi alla fine i dati purtroppo possono anche essere molto ben manipolati, e questo è un grosso problema, perché noi spesso diciamo vogliamo i dati, vorremmo poter parlare di dati, poi però ci si trova con Giovanardi che è 3 anni che dà i numeri invece che i dati, e io infatti aspetto ancora di essere chiamato in giudizio, perché ho affermato e continuo a affermare che i dati di Giovanardi e Serpelloni sono manipolati e falsificati, e glielo vi dico anche oggi, e spero che prima o poi arrivi questa denuncia che loro mi hanno promesso. Serpelloni mi ha scritto personalmente il suo pugno minacciandomi di denuncia, e io spero che presto mi denunci, così abbiamo un processo e potremo parlarne poi anche in un aula di tribunale con delle persone che potranno dirci chi è che poi aveva ragione, e se questi dati erano dal punto di vista proprio accademico, di metodologia, delle scienze sociali, se erano o no falsificati e manipolati, perché invece, certo, in realtà lo erano. Sento che vuoi dire qualcosa, Marco. Claudia, volevo farti un'altra domanda, perché siamo arrivati a 47 minuti dall'inizio del collegamento e siamo alle 22.07, ma possiamo prenderci chiaramente un altro po' di tempo perché siamo sul finale delle trasmissioni. So che tu stai lavorando per domenica prossima ad una trasmissione che... Sì, facciamo un'anteprima di domenica prossima. Esatto, sì, vale la pena, perché so, purtroppo avevamo anche previsto un collegamento, ma per problemi, mi pare, tecnici non si potrà fare. Ci vuoi parlare di come sarà strutturata una leggera euforia domenica prossima? Sì, la prossima domenica ci occupiamo dell'uso spirituale e o sciamanico, io direi anche rituale, dell'uso rituale delle sostanze stupefacenti, che ha la sua, diciamo, che ha la sua importanza anche quello, perché esistono appunto un'infinità di usi, come abbiamo visto a Canapuglia, edilizio, tessile, terapeutico, ludico, ma esiste anche dalla notte dei tempi, e forse il primo legato con quello terapeutico, l'uso sciamanico, rituale e o spirituale, quando proprio le sostanze stupefacenti venivano usate per entrare in contatto col mondo degli spiriti, che poi magari ti guarivano oppure realizzavano dei desideri delle popolazioni, portavano selvaggina o procuravano in qualche modo il tempo adatto per le culture. Per entrare in contatto con questo mondo si usavano appunto le sostanze che ancora oggi conosciamo. Qui Silvana chiede se si è visto il divino, che sarebbe il divino Terma, che è Marco Belelli, che era il nostro ospite, che stasera aveva fatto un'anteprima con noi su questo argomento. Purtroppo oggi ci sono stati dei problemi per Skype, e assolutamente Marco era disponibilissimo e voleva partecipare, solo che purtroppo
ha usato tutto il pomeriggio a disinstallare e installare Skype seguendo le istruzioni di Roberto, che forse queste istruzioni potevano, diciamo che non erano perfette, però alla fine ha perso veramente una, tutta la giornata. Ho una buona notizia, io penso che abbia risolto questi problemi, perché... Sì, li ha risolti, sì, soltanto ecco, che avendo impiegato tutto il giorno a risolverli, ed essendo poi lui impegnato anche in tantissime altre cose, in perché tantissime altre cose, è una certo, persona impegnata, c'ha 4 lauree e sta prendendo la quinta, sì, insomma, comunque c'ha tutti i suoi interessi, e quindi sarà con noi comunque la prossima settimana, perché lui parlerà con noi. Lui ha fatto un intervento anche al congresso dell'ARAS proprio sull'uso sciamanico, sì, sì, è un grande esperto comunque a livello storico, proprio ci racconterà un sacco di cose interessanti su questo. E poi abbiamo ospite un altro che non mi ricordo mai il nome, Luca, non mi ricordo il cognome, è quell'amico di Roberto, che anche lui ha delle conoscenze in merito. E poi parleremo con, io spero che potrà partecipare, Luca Cecconi, non Luca, scusate, con Giancarlo Cecconi, che è il segretario dell'ASCIA e che è insieme a un ragazzo rasta l'unico assolto in Italia per avendo dichiarato che lui la canapa la coltivava perché seguiva la religione dei nativi americani insieme al suo gruppo col quale avevano abitavano delle case in campagna in una zona completamente isolata, coltivavano della canapa. Una volta scoperti hanno sostenuto appunto l'uso spirituale e sono stati assolti in quell'occasione, e ci sono soltanto due case in Italia, però ci sono, non fanno precedenza naturalmente, però ci sono appunto un ragazzo rasta e un e questo nostro amico dell'ASCIA che verrà in trasmissione domenica prossima. Vedo Roberto, ma volevo prima un attimo finire, sì, perché vedo Giovanni Tateo, che è sempre il solito provocatore, dice: ma quindi la prossima settimana Claudia si fa una canna e fa una seduta spiritica? No, non c'entra niente, io la canna, come vedete, ce l'ho quando faccio del geofobia, ce l'ho sempre, diciamo, è finta, no, non è finta. E poi la seduta spiritica non la facciamo, ma parliamo degli usi rituali e non delle sedute spiritiche. Beh, un po' mi dispiace per Giovanni Tateo, perché normalmente ci ha offerto degli spunti di riflessione più interessanti rispetto alla battutaccia. Ma sì, figurati, non fa niente. Anzi, è carina, ma per carità. No, mi dispiace per lo spunto, però, capito? Perché magari poteva essere uno spunto per fare una riflessione di altri 5 minuti. E quindi sulla seduta spiritica? Sulla seduta spiritica, altri 5 minuti. Io li faccio, perché io lo faccio le sedute spiritiche. Se volete, vabbè, mi fate anche ragazzi, credo che... Ah, beh, può, poi, tranquillamente. Credo che il tempo sia trascorso inesorabile, sono le 22.11. Questa lunga giornata di diretta di TV Radicale è giunta al termine. Abbiamo cominciato alle 16, è stata veramente una bella giornata. Ricordo a tutti coloro che si sono aggiunti solo adesso nella chat che potranno rivedere già da domani, ma già da subito su TV Radicale rimanderemo subito la programmazione pomeridiana, a partire dallo speciale giustizia con la conversazione del nostro direttore Gianni Coracione con Rita Bernardini, e via di seguito il Nessun Passo Gratis con Alessandro Massari, Bolognetti, lo Spazio Certi Diritti, Dimitri Buffa, L'Amianto, insomma veramente una giornata molto interessante. Se siete d'accordo, io chiuderei qui le trasmissioni. Rientro dolce. Sì, rientro dolce naturalmente, è una leggera euforia. Se siete d'accordo, io chiuderei qui le trasmissioni, dando appuntamento a tutti per domenica prossima, sarà il 2 ottobre, quindi entriamo nel mese di ottobre. E un saluto a tutti e buona revisione della programmazione odierna di TV Radicale. Un saluto a tutti. Ciao a tutti. Ciao.